Buongiorno a tutti! No, non lo voglio fare perché altrimenti... No, aspetta, intanto lo mi vedo però. Sì, lo so, però non voglio toccare niente perché ho paura che... Ah, tu vuoi vedere? Ci vediamo però. Sei carino, sei carino. No, lo dico come impantatore. Non posso dire, non ti fidi di me, stai benissimo. Okay, vabbè. Ok, non c'è lo schermetto ribaltato, però sei bello uguale. Come il sole. Addirittura. Non si può guardare. Questa era brutta. Aiuto, togliamo. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi torno con Alfredo Gilè e prosegue ancora un altro video, la terza stagione della playlist più apprezzata di sempre, ovvero Good Magic Sicilians. Vedremo qualcosa di interessante perché in questa playlist davvero abbiamo visto di tutto e di più, dal mentalismo alla magia sematomatica, automatiche, matematiche. Oggi vedremo un sistema di marcatura che vi permetterà di segnare in maniera precisa seme e valore i vostri mazzi standard. 3,50€ potete avere davvero uno strumento magico. Sì, con questo sistema davvero potete fulare qualsiasi persona, chiunque. Perché da addosso saprete già quale carta. Adesso vediamo se ho imparato. Prendo una carta. Soprattutto guarda, è standard. Sì, è un tipo di marcatura che ti permette tutto. Allora, questo dovrebbe essere un 6 di picche. Bravo. 6 di picche. Imparato in pochissimo tempo. Neanche un minuto, guarda. Veramente. Un sistema davvero efficace, intuitivo e non vi servirà tanto tempo per impararlo. Quindi vediamo adesso nello specifico come segnare questo mazzo di carte. E la cosa interessante è che non dovrete pasticciare nulla, assolutamente, nei bordi, niente. Dovete semplicemente fare dei... Sì, piccolo consiglio. Allora, Sharpie rosso per un mazzo di Bicycle rosse, Sharpie blu per un mazzo di Bicycle blu. Ma sono dei punti strategici non vi faranno sgamare così dal vostro spettatore. Sì, assolutamente. Ok, se si può dire. Certo, come no. Tra l'altro questo sistema è valido per effetti di mentalismo con le carte e vi permette veramente di compiere dei piccoli miracoli impromptu e no. Quindi certo, siamo veramente... i mazzi segnati sono... Sì. Ovviamente questo è stato fatto sia per chi non può, diciamo così, permettersi dei mazzi... diciamo truccati perché costano, ma soprattutto perché secondo me il mazzo di Bicycle standard è il mazzo di carte per eccellenza, capibilissimo da qualsiasi spettatore. Sì, quindi avere un mazzo di Bicycle dai proprio l'impressione che stai facendo un classico gioco di magia con un mazzo appunto standard. Sì, è incapibile, guarda. Sì. Adesso vedremo il procedimento che vi permetterà di segnare queste carte. Ovviamente quello che spiegheremo, che spiegherà il nostro Alfredo, dovrà essere specchiato sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Esatto. Quindi dovremo fare delle correzioni sia nella parte superiore, però è sottinteso che poi dovete fare la stessa identica cosa nella parte inferiore. La stessa, sì. Abbiamo detto. Sì, esatto, okay. esatto. Ok. Quindi, come sempre, questo sarà un altro tutorial, però diciamo così, proprio pratico, che serve. Questi sono dei tutorial particolari, come quelli per esempio della costruzione magica di un tappetino. Dico magica, magica non è magica, vabbè. Come per esempio la costruzione di questo tappetino, un tappetino fatto in legno. Questo è... Sono a volte dei tutorial, diciamo, che vi permette di avere degli strumenti. Un mazzo di questo è proprio uno strumento. Quindi, solo per questo vi chiedo di lasciarci un bel like, di iscrivervi a tempesta e passiamo subito al tavolo e poi per i saluti finali. Ok ragazzi, allora siamo qui sul nostro tappetino perché il nostro buon Alfredo Gilè ci mostrerà come segnare un mazzo di carte della Bicycle. Solitamente i mazzi segnati costano sicuramente di un po' di più, sì, rispetto ai classici mazzi standard, però capisco anche che non tutti riescono a permettersi anche un mazzo da 15€, 16€. Eh sì, no. E quando le nostre tasche purtroppo, ma non per forza per le nostre tasche, perché a volte alcune spese sono davvero necessarie, sì, altre volte invece con dei piccoli sistemi, dei piccoli meccanismi si possono
diciamo, replicare allo stesso modo. Quindi mazzo classicissimo di Bicycle. È un mazzo classico di Bicycle, sì. Quindi vi lascerò giù il link in descrizione se volete acquistare. Sì, che tutti possono 4 euro circa. Sì, siamo là. Allora, Ale, sì, ispirato un po' dal libro dei bari di Gianfranco Preverino. Sì, che salutiamo e ringraziamo. Che salutiamo, assolutamente. Sì, Gianfranco è assolutamente, sono piccole perle. Tra l'altro ne approfitto. È recentemente uscito un bellissimo libro che si chiama Dado Magia, sì. Deve essere qualcosa di molto. Ho visto le recensioni ultimamente, sì, è un qualcosa di anche lì, poco visto. Anche lì, esatto. Tra l'altro ne approfitto. Noi abbiamo visto una volta una performance con me, sì, sui dadi. A me piacciono molto i dadi. I dadi danno proprio l'idea di misteriosità, di casualità per eccellenza. Caspita, sì. Ma andiamo a noi. Quindi dicevo, mi sono fatto un po' ispirare da questo libro. E ho voluto un po', diciamo così, trovare una mia personale strada. E come sono riuscito? Beh, intanto partendo da un mazzo normalissimo. Sì. E dove sta lo stratagemma? Lo stratagemma sta esattamente qui. I petali, se ci pensate bene, rappresentano un po' un orologio. Quindi andando in senso orario, questo sarà l'1, il 2, il 3, 4, 5, 6, 7. In questo caso cosa ho fatto? Ho marcato questo petalo per segnare ovviamente che cosa? Il 7, vedete? Perché? Perché in questo caso l'8 sarà stato questo qua, sarebbe stato questo qua, no? Quindi contando da basta qua, contare i petali 2, 3 e via dicendo. Per la marcatura dei semi, questo è molto interessante perché vedete questo cuore capovolto? Bene, anche qua ci sono 4 petali, 4 pezzettini, come quando fuori piove, quindi cuori, quadri, fiori e picche. Naturalmente io ho segnato dello stesso colore, che cosa? Il petalo, sia da questa parte che da questa parte. Ma che succede nel caso in cui io ho un'altra carta, un 10, cosa faccio? Allora, cosa faccio io? Siccome so che questi petali sono 8, io non avendo più spazio qui continuo qua. Vedete questi trattini? 9, 10, 11, 12 e 13. Sono praticamente 4 segnetti o 5, anzi scusate, 5, all'interno di questa chiocciola. Vedete? Che succede se supponiamo di avere una carta completamente pulita? Vedete, questa non ha nessuna marcatura se non solamente, guardate dove, qui, in questo petalo, 1, 2, 3, quel terzo petalo, fiori. In senso come quando fiori. Questo è un K, io nel K non ho nessuna marcatura, infatti, vedete, K di fiori. Perfetto. Come vogliamo fare, non so, per sapere se, ecco, questo è un 9, perché io lo so subito? Lo so immediatamente perché 8... Io vedo, do il colpo d'occhio qua, non ci sono petali segnati. Mi avvicino qua, 8, 9. Primo petalo segnato. C'è da fare solo un po' di dimestichezza al naturalmente sguardo per essere come veloce. Quando fuori piove. Picche, in questo caso sì, picche. E mi sono ricavato il mio mazzo segnato. Naturalmente ci vuole che cosa? Uno Sharpie. Rosso in questo caso, possibilmente lo stesso colore, blu se sono le bicycle blu. Io lo ritengo un sistema di marcatura molto interessante, a meno che non vogliate voi scrivere. Qua è il petalo centrale, quindi sarà l'asso. L'asso di... No. Ah, ok. È l'otto questo. Otto ah, lì. L'otto, ok, perché è l'orologio. Fiori. L'otto di fiori. Esatto. Ah, ok. Quindi come le lancette dell'orologio, che è 1, 2, 3, perfetto, 8. Sì, per esempio ne faccio un'altra, naturalmente sono segnate sia che in un altro. Prendi per esempio, possiamo fare questa, guarda. Questa è 9. Bravo. Come quando, quindi è qua. Sì, vediamo esatto. Questa. Ok, quindi 1, 2, 3. Sarà un 3 di... picche. Bravo, 3 di picche, esatto. Ok, ho capito. Sistema. Ci vuole un po' per impararlo, però poi si va abbastanza spedito. È un sistema infallibile che naturalmente
ti permette di fare anche piccoli miracoli. Con questo sistema vedremo un interessantissimo effetto di mentalismo. Con tutorial? Sì, che vi permetterà di appunto sbalordire chiunque. Ragazzi, Alfredo è davvero una miniera preziosa. Non vi svelo altro. Quindi ci sarà presso un tutorial. Ovviamente tutto dipenderà dalle vostre iscrizioni e dai vostri like. Esatto, iscrivetevi, mettete like a tempesta. A tempesta, a tempesta. Mi raccomando, sì. Scrivete nei commenti il vostro sistema di marcatura. Per esempio, c'è un interessantissimo sistema sulle Phoenix che molti non sanno. Le Phoenix già sono segnate. Sì. Solo che davvero ci vuole una vista abbastanza acuta, però sono segnate, seme e valore, basta semplicemente prestare un po' di attenzione. Ho fatto un video a riguardo, Laura Chips, che ha fatto davvero un ottimo lavoro, che potete vedere davvero come ritrovare la carta grazie a un mazzo standard come le Phoenix, che sono segnate per natura. Detto questo, se volete acquistare mazzi di carte standard ma anche segnati, potete farlo su stormemagic.it. vi ricordo il codice sconto alle Magix del 10%. Ma detto questo, passiamo ai saluti finali. Perché ragazzi, come avete visto, davvero qualcosa di assurdo. Basta semplicemente coprire queste foglioline, che davvero il tutto sembrerà impercettibile. Sì, anche perché ci rifacciamo alla funzione dell'orologio, quindi il senso orario, basta seguirlo. Sì. Poi ritorniamo ancora una volta sulla chiocciolina, sì, nella quale troviamo i petali. Quindi primo sguardo... Sì. L'orologio. Nell'orologio. Vuoto, andiamo a vedere subito. Sì, sì. Tutto vuoto, re. Sì, naturalmente basta soltanto poi vedere, dare un colpo d'occhio nel cuore capovolto. Filastrocca, come quando fuori piove. Come quando fuori piove, esatto, noi abbiamo questa, noi fantastico, gli americani hanno altro. Però io penso che questo tutorial possa veramente servire anche tanto, sia per i propri effetti con le carte, sì, ma io dico sempre, un mentalismo fatto bene con le carte sbalordisce, ed è un po' quello che vedrete nei prossimi video. Sì, perché abbiamo in serbo davvero dei contenuti interessanti, come un tutorial dove utilizzeremo questo mazzo, sì, però non come ve lo immaginate, qualcosa di incredibile, sì, ma non vogliamo spoilerare troppo, no, ovviamente. No. Vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio Alfredo per essere stato qui oggi a spiegarci questa piccola perla, e noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi a Tempesta.